Il Giulianova coglie la seconda vittoria stagionale, recupero dell'undicesima giornata, saltata lo scorso 9 gennaio, e rilancia le sue chance di salvezza. Il Montegiorgio incappa nel secondo stop consecutivo in altrettanti match dopo la sosta per Covid e frena la sua risalita in classifica. Iniziano meglio gli ospiti che alla prima vera occasione fanno centro. Disattenzione difensiva rossoblu con Cichella che atterra di cerchio al limite sul pallone, ma lo stesso numero 7 del Giulianova che disegna una parabola col pallone che si insacca sul palo lungo, con qualche responsabilità di Zizzania che avrebbe potuto fare di più. Il Montegiorgio fatica a riorganizzarsi, al 17esimo ancora De Cerchio a creare scompiglio, ma la sua conclusione sorvola di poco la trasversale. Al 21esimo si vedono gli uomini di Mengo, con un'azione di Mantini lungo l'out destro, cross verso Pampano, che batte di prima intenzione, ma viene respinto. Poi, sul pallone vacante, si avventa Montinaro, che prova la conclusione dalla lunga distanza, ma non inquadra la porta. Al 36esimo occasione per il raddoppio abruzzese con Massetti che si presenta davanti a Zizzania, che questa volta è bravo a respingere di piede. Al 39esimo ci prova Cucù su punizione dal vertice sinistro, ma Calzetta vola ad alzare in angolo. Al primo minuto di recupero il Giulianova trova il 2-0. De Cerchio supera due uomini e prima dell'ingresso in area viene atterrato. Sul pallone va Massetti che calcia verso il secondo palo, trovando una traiettoria perfetta che si insacca con l'aiuto del montante. In pieno recupero, brivido per la difesa giugliese con Calzetta che si porta il pallone fuori dell'area e si becca il giallo. La punizione calciata da Omiccioli non sortisce effetto. Nella ripresa, Mengo butta dentro Lupolo e Zancocchia per una formazione a trazione anteriore ed infatti all'ottavo i rossoblu la riaprono. Punizione di Omiccioli, sponda di testa di Ficola per Lupoli che dall'area piccola insacca con una zampata perfetta. Il gol da maggiore spinta ai padroni di casa che però sbattono contro il muro eretto dagli uomini di Bitetto. Per trovare un altro brivido si deve arrivare alla mezz'ora quando una imbucata di Cucu per Mandolesi trova l'uscita con tempismo perfetto di Calzetta che fa su il pallone in due tempi. Un minuto dopo il Giulianova rimane in 10, col doppio giallo rimediato da Capitan Caso, reo di aver colpito il pallone con la mano. Nonostante l'inferiorità numerica, gli abruzzesi non si scompongono troppo, mentre i rossoblu non riescono a creare grossi grattacapi alla difesa neanche durante i ben 7 minuti di recupero. Per il Montegiorgio una giornata da dimenticare in fretta, in vista del nuovo impegno casalingo contro l'Olimpia Mignonese, mentre per il Giulianova potrà affrontare con fiducia il difficile derby col Castelnuovo.